Buongiorno, sono dottor Hamid Aydın da St. Istanbul Medical Center. Abbiamo preparato questo video per informare i nostri pazienti che hanno fatto il trapianto di capelli su che cosa devono essere attenti dopo l'operazione. Vi dirò le domande e le risposte in ordine. Pazienti, per favore, guardate e ascoltate la video e seguite le istruzioni. Tutto auguri. Come avete fatto il trapianto di capelli, avete completato il 90% del tutto. Perché essere operato è più importante e più stressante per il paziente rispetto al procedimento al post-operazione. Vi auguriamo di aver superato questa parte. Il resto di 10% supererete dopo aver fatto il primo lavaggio e vi rilasserete molto. I pazienti per primo chiedono come devono usare i medicinali. La quantità di medicinali post-operatori non è alta. Per primo, il giorno dell'operazione si deve prendere solamente un antidolorifico prima di andare a letto. Non è necessario usare altri medicinali. L'unica cosa da fare quel giorno è prendere un antidolorifico prima di andare a letto, come prescritto. Non servono altre medicine perché tutte le medicine già sono state somministrate con la flebo durante l'operazione. Il giorno prossimo ci sono due medicinali da prendere. Uno è antibiotico. Si prende due volte al giorno, mattina e sera, e si deve usare per 5 giorni. L'altro è l'antiedema, che evita il gonfiore sul viso, si deve usare per 4 giorni. Nel libretto delle istruzioni dopo l'operazione potreste trovare le spiegazioni riguardo l'uso dei medicinali in dettagli e sia in italiano che in altre lingue. Ci sono dei medicinali che dovrete portare con voi al giorno del primo lavaggio. Uno di questi è la lozione ammorbidente, l'altro è lo shampoo speciale e l'altro è l'ampolla che ha antibiotici con antibiotici per disinfettare la zona donatrice. Non dimenticare di portare questi medicinali con voi al primo lavaggio. Poi ci sono alcuni consigli nel libretto di istruzioni dopo l'operazione. Potete trovare dei suggerimenti riguardo l'uso dei consigli. Vi consiglio di leggere quelle istruzioni. Quindi l'uso dei medicinali, come avevo detto prima, è semplice, pratica e non impegnativo. La ricrescita dei capelli inizia dopo 3 mesi dall'operazione. Non si deve avere un'aspettativa nei primi 3 mesi. I prossimi 2 settimane dall'operazione, 60-65% dei capelli trapiantati si rompono e cadono. Il graft rimane dentro, ma la parte dura esterna si stacca e cade. Il paziente potrebbe pensare che pure il graft sia staccato, invece il graft rimane dentro. Non preoccupatevi, se la caduta è alla percentuale che vi ho detto, dopo 2 settimane la quantità di capelli nel cuoio capelluto dovrebbe essere al massimo circa 30%. Ma non avere questa caduta dei capelli trapiantati non causa nessun problema. Alcuni pazienti hanno meno caduta dopo l'operazione rispetto al 65%. Questo non causa nessun problema. Voglio sottolineare che esiste la probabilità di avere una caduta maggiore. Dopo 3 mesi dal trapianto i capelli iniziano a crescere in maniera variabile, 3, 5, 10, 15 capelli al giorno. In 6 mesi circa 50% e in un anno più o meno 85% dei capelli trapiantati crescono. Il 15% che rimane cresce in un anno seguente, quindi nei 2 anni dopo l'operazione. Seguire la ricrescita di questi 15% non è molto possibile, per questo motivo il primo anno ci interessa di più. Si può dire che il processo di crescita dei capelli trapiantati più o meno si completa nel primo anno. L'effetto di anestesia sparisce da solo in qualche ora dopo l'operazione, così l'insensibilità al cuoio capelluto va via. Il paziente chiede se avrà dolori dopo che l'effetto di anestesia sparisce. I pazienti non avranno bisogno di altri antidolorifici tranne l'uno che prendono la notte. Per questo motivo gli consiglio di non preoccupare dell'anestesia e del dolore. Il paziente deve essere molto attento per la posizione in cui deve dormire i primi 3 giorni. Deve dormire pancia in su, non deve girarsi in destra o sinistra e non deve dormire pancia in giù. È assolutamente vietato dormire pancia in giù o girarsi a destra o sinistra. La prima notte non si deve aspettare uno sonno confortevole e di gran qualità. Il paziente potrebbe essere un po' preoccupato e potrebbe avere dei sonni con poca durata e potrebbe svegliarsi ogni 45-60 minuti. Questo è abbastanza normale per la prima notte. In 2 giorni il sonno ritorna al normale. Il paziente solo ai primi 3 notti dovrebbe dormire pancia in su
Dopo 4 giorni avrebbe un sonno più comodo a causa di non avere preoccupazioni e rischi di gonfiore sul viso. Il paziente che supera la prima settimana potrà dormire come vuole senza nessun problema. Di solito il paziente non sente dolore dopo l'operazione. Grazie agli antidolorifici nella flebo somministrato durante le operazioni, il paziente di solito non ha bisogno di usare gli antidolorifici in più dopo l'operazione. Gli antidolorifici nella flebo sarebbero abbastanza, però, come vi avevo detto, per non rischiare che il paziente si sveglia la notte con dolore, consiglio prendere un antidolorifico prima di andare a letto, per avere un sonno più comodo. Il giorno prossimo non sentirà dolore, quindi non avrebbe bisogno di prendere l'antidolorifico. Alla nuca, cioè alla zona che vengono presi i graft, anche se non è molto comune, potrebbe essere un dolore previsto. In tempo, mentre il cuoio capelluto guarisce, il tessuto si avvicina e, come conseguenza, si potrebbe sentire che quel cuoio capelluto si tira. Questo potrebbe causare un piccolo dolore. Nei giorni seguenti, il paziente può prendere gli antidolorifici che abbiamo dato fino a 3 volte al giorno senza nessun problema. La tensione alla zona natrice è un argomento che i pacienti ci chiedono spesso. Dopo 2-3 giorni dall'operazione, mentre il cuoio capelluto guarisce, si può sentire una tensione leggera alla zona natrice a causa di secchezza del cuoio capelluto. Di solito l'uso della lozione consigliata sulla zona natrice risolve questo fastidio. Se il massaggio con la lozione non lo risolve, si può prendere un antidolorifico per levare del tutto il fastidio. Dopo l'operazione, prima che il paziente parte per il suo hotel, la offriamo un pasto speciale. Dopo il ritorno a sua casa o all'hotel, il paziente può consumare il cibo e la bevanda desiderata, ma non troppo pesante. Non dovrebbe stare con fame o senza energia. Si deve evitare un programma di dieta, soprattutto dopo l'operazione, per non indebolire il corpo. Si deve continuare l'abitudine alimentare normale. Sarebbe utile usare un cuscino da viaggio dopo l'operazione. Sarebbe comodo e utile usare il cuscino da viaggio in più al cuscino normale e dormire supino o pancia in su, soprattutto i primi 3 giorni dopo l'operazione per evitare il contatto alla zona trapiantata. Consiglio ai pazienti di ottenere un cuscino da viaggio che è anche scritto nella loro prescrizione prima di andare al loro hotel o alla loro casa dopo l'operazione e di utilizzarlo i primi 3 notti. È uno dei problemi che i pazienti si affrontano. La flebo che viene somministrato durante l'operazione contiene medicine che diminuisce il rischio di avere gonfiore sul viso di 85-90%. Però se il paziente sta troppo in piedi o se gira troppo fuori o sta troppo con testa abbassata, tipo a leggere un libro o stare sul cellulare, i liquidi che vengono somministrati al cuoio capelluto durante l'operazione possono scendere giù sul viso e intorno agli occhi e possono causare un gonfiore. Infatti, non fa nessun danno, ma può causare un aspetto esteticamente sgradevole. Anche se questi liquidi scendono intorno all'occhio, saranno assorbiti dal corpo e spariranno da soli col tempo. Quindi non fa nessun danno, ma ovviamente nessuno vorrebbe stare con gli occhi gonfi per una settimana. Per evitare questo, c'è una medicina che il paziente dovrebbe usare per 4 giorni dopo l'operazione. Consiglio di usarla secondo le istruzioni, soprattutto i primi 3 giorni dopo l'operazione. Mentre il paziente è sveglio, consiglio di fare compressioni di ghiaccio sulla fronte, ai lati e intorno agli occhi, 10 minuti ogni 2 ore. Queste due precauzioni sono molto effettive, soprattutto per evitare il gonfiore, ma la precauzione primaria è, come avevo detto, evitare stare con testa abbassata e non stare troppo in piedi, non stancarsi troppo, soprattutto i primi 2 giorni. Linea frontale che sembra asimmetrica è una condizione in cui i pazienti spesso notano il giorno dopo l'operazione. Per primo, noi offriamo una leggera asimmetria di proposito per naturalezza. Possiamo fare delle piccole differenze di livello che possono raggiungere a 0,5 cm o anche 1 cm tra il lato destro e il lato sinistro di una linea frontale, che è molto importante per la naturalezza. Però, quando il viso è gonfio, i 2 lati della linea frontale possono sembrare molto diversi o asimmetrici. In questi casi i pazienti devono avere pazienza. Dopo che questi liquidi vengono assorbiti, il viso viene sgonfiato. Il cuoio capelluto e l'aspetto del viso ritornerà al normale. La linea frontale sarà una linea più equilibrata e più accettabile. Per questo i pazienti devono avere un po' di pazienza.
il giorno dopo l'operazione, quando il paziente appoggia la testa sul cuscino, i liquidi che sono stati iniettati durante l'operazione possono colare dalla zona matrice e quindi possono macchiare la lenzuola e il cuscino, che è completamente normale. Per evitare che si macchiano, si consiglia di non usare lenzuola e cuscini preziosi, oppure almeno di coprirli con un asciugamano. A questo punto i liquidi colano con un po' di sangue e coaguli, e quindi il paziente può sentirsi come se l'aria del donatore sta sanguinando, ma non sta sanguinando. Non preoccupate, solo che il liquido cola insieme ai coaguli e quindi colora il liquido in rosso, che può essere percepito come sangue. Questo già è un liquido che il corpo ha bisogno di buttare fuori. Per questo motivo non preoccupate, è completamente normale. Dopo l'operazione è normale e accettabile di perdere circa 30-40 bulbi. Alcuni bulbi possono attaccarsi al cappello, alcuni possono cadere. Il corpo può spingerlo fuori in un momento di alta pressione. Quindi è normale ed è previsto perdere 30 o 40 bulbi mentre cola il liquido. Ma grazie alle precauzioni che prendiamo e le norme che abbiamo stabilito a questo proposito hanno portato questo rischio ad un punto in cui non esiste quasi nessuna perdita di trapianto nei nostri pazienti. Però è completamente normale avere una perdita o caduta dei capelli. Il paziente non dovrebbe preoccuparsi su questa cosa. Come usare il cappello è molto importante. Il cappello deve essere usato nello stesso modo in cui il medico dimostra dopo l'operazione. Subito dopo l'operazione vi consiglio di uscire con un cappello soprattutto all'aperto, perché protegge i vostri capelli dalla pioggia, dalla polvere, dalla neve, dai possibili traumi fisici, e vi consiglio di usare il cappello in modo che altre persone non saranno disturbate dall'immagine un po' insolita per il primo giorno dopo l'operazione. Ma sicuramente non consiglio di mettere il cappello quando siete dentro, al chiuso. Quando entrate al chiuso dovreste togliere e stare senza cappello per fornire respirazione ai capelli e al cuoio capelluto. La prima medicazione di solito viene fatta il giorno dopo l'operazione. Se il paziente sente fastidio dalla fasciatura alla nuca, può venire per togliere e medicare. Non è necessario, è possibile tenere la medicazione in quella zona fino al primo lavaggio, se si desidera. Questa è completamente la preferenza personale del paziente. Se la fasciatura in quella zona lo rende scomodo e se sta facendo peso, può venire a togliere la fasciatura e rilassarsi. O potrebbe scegliere di non uscire da casa i primi giorni e poi, quando viene per il primo lavaggio, può anche liberarsi dalla fasciatura. Di solito il primo lavaggio viene fatto tra 36 e 48 ore dopo l'operazione, però io consiglio di aspettare il terzo giorno invece di 36-48 ore. I pazienti che hanno possibilità, per esempio, se l'operazione è il lunedì, vi consiglio di riposare martedì e mercoledì e fare il primo lavaggio giovedì, ma se necessario può essere fatto anche mercoledì. Il metodo del lavaggio è qualcosa da capire con le domande che chiedete durante o dopo l'operazione. Inoltre potete capire come fare il lavaggio guardando altri video sul nostro canale YouTube. Qui non voglio entrare troppo in dettaglio. La sensazione del cuoio capelluto addormentato causata dalle punture, soprattutto nella zona trapiantata, può continuare per alcune settimane ad alcuni pazienti. Questo ritornerà al corso normale dopo che i nervi in questa zona si riparano. Al caso di avere la sensazione del cuoio capelluto addormentato, soprattutto dopo 2 settimane dall'operazione, i pazienti possono eliminarlo facendo massaggi più intensi durante il lavaggio. Se sono molto a disagio, possono contattarci per eliminarlo con i nostri consigli. I pazienti di solito possono ritornare al lavoro dopo il primo lavaggio. Io consiglio ai miei pazienti di riposare e non lavorare il giorno dell'operazione ed il giorno successivo. Dopo i primi 2 giorni, se vuole, potrebbe andare al lavoro dopo il primo lavaggio o il terzo giorno. Se vuole, potrebbe anche riposare il terzo giorno e ritornare al lavoro il giorno successivo. Ma consiglio di riposare il giorno dell'operazione e il giorno successivo. Il terzo giorno è adatto per i lavori in ufficio. Nei giorni successivi il paziente può ritornare al suo lavoro di routine. I pazienti si chiedono quando e come eseguire i controlli postoperatori. Il primo controllo è durante il primo lavaggio, quindi il primo controllo viene eseguito circa dopo 3 giorni dall'operazione.
Sarebbe utile eseguire un controllo al settimo giorno per vedere se il lavaggio viene fatto in modo corretto. Il 18° giorno è uno dei giorni di controllo per i pazienti che vivono in Turchia. Io ai pazienti che vivono in Turchia consiglio di fare il primo lavaggio al 3° giorno da noi, venire al controllo il 7° giorno e venire al secondo controllo al 18° giorno. Nel periodo successivo, già dal 3° mese, iniziano i protocolli di mesoterapia, così i pazienti possono essere controllati durante la mesoterapia. Però soprattutto per i pazienti che vengono dall'estero non è possibile seguire questo protocollo. In questo caso eseguiamo i controlli e valutazioni sulle foto e video che i pazienti vi inviano. Il paziente dovrebbe inviare le sue foto al 7° o 18° giorno e poi al 3° mese, 6° mese, 9° mese e 12° mese. Il numero di telefono che state vedendo sotto è la nostra linea di controllo, una linea che utilizziamo per ricevere le foto dei pazienti tramite WhatsApp. Quando i nostri pazienti inviano le loro foto a questo numero, quando necessario, i medici di ST Istanbul valutano questa foto e informano il paziente. Per questo motivo è necessario inviare 5 foto da fronte, dal lato destro, dal lato sinistro, da sopra e da dietro in questi tempi. La visita o controllo online viene eseguito in questo modo. Tenere i capelli lunghi o corti non ha nessuna importanza da nostra parte. Il paziente può tenere i capelli lunghi, corti, può fare la coda, può rasarli, solo deve ricordarsi che può usare solo le forbici i primi 2 mesi. Dopo 2 mesi può tagliarli in qualsiasi modo e taglio. La direzione e l'angolo di crescita dei capelli è direttamente collegato ai canali aperti del dottore durante l'operazione. È impossibile cambiare dopo l'operazione. L'angolo e direzione dei canali vengono determinati durante l'operazione. Ad ST Istanbul noi apriamo i canali secondo gli angoli dei capelli prima della caduta. E per questo motivo, quando i capelli crescono, i pazienti possono pettinarli verso dietro e i lati o come vogliono, come i loro capelli naturali. La possibilità di perdita dei capelli può variare da zona a zona, da persona a persona. Dopo un trapianto di capelli adatto, nei standardi che seguiamo noi, la possibilità di perdita nella zona frontale sarebbe al massimo 10% e nella zona vertex o posteriore sarebbe intorno al 20-25%. La possibilità di attecchimento nella zona vertex e posteriore è sempre di meno rispetto alla zona frontale. I pazienti non dovrebbero mai dimenticare questo. Noi cerchiamo di compensare al più possibile con valutazione e previsione di quantità di un'eventuale perdita, estraendo e trapiantando più bulbi se la zona matrice ci permette. La probabilità che i pazienti richiedano una seconda seduta è spesso la propria decisione. I casi in cui il medico consiglia fortemente una seconda seduta sono già chiari fin dall'inizio e il medico dice al suo paziente: lei deve fare 2 sedute dall'inizio. Comunque, i pazienti potrebbero richiedere una seconda sessione dopo 8 mesi o 12 mesi per ottenere un risultato più folto. In questo caso, la seconda seduta di trapianto di capelli potrebbe essere fatta. Statisticamente, il 60% dei pazienti dicono che sono più felici con una seduta e circa 35-40% con 2 sedute. Quindi, se il paziente arriva con una tale richiesta, consiglio certamente la seconda seduta per ottenere risultati più folti e migliori. La seconda seduta è un argomento che favorisce il paziente in modo che i capelli sembrano sempre i migliori e più belli. Quindi, ai pazienti che hanno possibilità economica e i tempi da lavoro, una seconda seduta dopo l'ottavo mese può essere consigliata se il medico lo ritiene opportuno. In questo video ho cercato di dare le risposte alle domande che i nostri pazienti spesso chiedono dopo il trapianto di capelli. Però potrebbero ancora esserci alcune domande che mancano e che sono specifiche per ogni paziente a cui dovrebbe essere data risposta per ciascun paziente. Per altre domande puoi contattarci attraverso i canali di comunicazione di ST Istanbul, inviare l'email, scrivere tramite WhatsApp o chiamare direttamente. Buona guarigione a tutti.